Salvo. Sì, sì, e quello è la finta. Ciao. È un'esternalizzazione. Vedi? Ciao ciao. Siamo al buio. Dietro. Ciao, buongiorno. Ah, non lo so, guarda. Come si fa a vedere? Buongiorno. Aspetta che mi pettino. Ha lasciato il pettine a casa come a me. Saluto. Io però l'asciugacapelli l'ho portato. L'asciugacapelli l'ha portato. Ci sono delle cose a ridosso. Ci sono un po' di sì. Gallerie, un po' di gallerie. Mi stavi dicendo? Sì. Sì. Pietro saluta gli amici. E adesso spogliati, come sai fare tu? Vai, Filomena, non c'è niente da nascondere. Caso, ci vuoi che così? Mi ricordo, ciao, Carme. Che fai lo zoom un po'. Saluta Teo. Ciao. Ciao. Questa cosa nascosta. Matta. Signore, signori, amici e nemici. Buongiorno a tutti. Di buongiorno. Buongiorno a tutti. Belli e brutti. Ma questo è il mal su Santa Catarina. Beh, mi sento scifure. Questa è l'ora del campare. Ma quando cosa può diventare un po' più bello? Maurizio, tu ti capisci il giorno, ma sì. C'è il microfono pure. Certo, qualsiasi.
cosa dopo ci viene. Cioè quando andiamo a mangiare abbiamo i portali dei spazzati per il bello. La moto di autogrill inguardabili, questa era proprio fatta a modo. Peccato che poi fatto. Ha fatto un viaggio lunghissimo, Barbara, un viaggio lunghissimo, infinito, non vedeva più. Bene, allora il mio nome è Barbara e per la prossima oretta sarà la vostra guida qui a Innsbruck. Innsbruck significa Inn, il nome del fiume, Brook Ponte. Quindi è ponte sul fiume Inn, perché quando è stata fondata questa città, la grande ricchezza della città era appunto il fiume Inn, che era un fiume navigabile, e tantissime cose durante il Medioevo si trasportavano con i fiumi. Non c'erano le strade che ci sono oggi, non erano asfaltate, e il fiume era un ottimo mezzo di comunicazione e di scambio per le merci. Da quel momento, dal momento in cui hanno costruito il ponte, dove si pagavano un sacco di dazi anche ogni persona che passava, la città si è ingrandita e diventata sempre più ricca. Adesso noi passeremo attraverso questo giardino imperiale e raggiungeremo poi il centro storico, carino, medievale, conservato molto bene, e vi faccio vedere qualche cosetta carina. Okay. Prego. Alcune stanze le ha adibite appunto a ricevere il fratello imperatore insieme alla sua consorte. In realtà si è venuta pochissime volte qui a Innsbruck. Lei non amava assolutamente l'etichetta di corte, non voleva avere contatti comunque con tutta quanto l'apparato, e di conseguenza lei veniva, si fermava. Ah no, che solito. Sta nel marito pur, voglio. Non è vero, 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 non è Siamo omni, quindi tutto grazie.
Ciao Sant'Agata. Dai. No, Santa Catesi a Stoccarda. Magna Puglia. Stanno salendo tutti. Angela! Ciao.
Che scarciofo lui? Ma qua viene da Codogno. Io non sto facendo foto. E video. Sonia, ce la prendiamo? Ah, davvero? C'è anche l'acqua qua, chi lo beve, non lo scappare. Va a quello puzzo. Va a quello puzzo. Vai a appoggiare.